Primo insegnamento porta il titolo Le acque del Giordano e i fiumi di Damasco. Il titolo presuppone la conoscenza del testo del Libro dei Re, secondo libro, capitolo quinto, dove si racconta la guarigione di Naaman, generale dell'esercito siriano, che viene guarito dalla lepra quando, obbedendo al comando del profeta Elisea, si lava 7 volte nel fiume Giordano. La prima reazione che ha Naaman all'invito di Eliseo di lavarsi nel fiume Giordano è la reazione di un uomo orgoglioso che non accetta questo modo di fare dell'uomo di Dio, a cui egli si era rivolto per essere guarito dalla lepra. Egli pensava che gli venisse incontro, che mettesse la sua mano sulla piaga, dicesse qualche preghiera e lo guarisse. Invece il profeta, stando a casa sua, gli manda a dire, mediante un servo, va, lavati, bagnati 7 volte nel Giordano e sarai guarito dalla tua lepra. La reazione è forte, l'orgoglio nazionale viene ferito, anche il modo di agire del profeta che sta a casa sua neanche si degna di muoversi per andargli incontro. E pronuncia questa frase, che forse i fiumi di Damasco non sono migliori del fiume Giordano, che forse le acque di Abana e di Rafar non sono migliori delle acque di Israele, perché devo andarmi a lavarmi nelle acque del Giordano quando io ho a disposizione acque migliori, quelle dei fiumi di Damasco. Ed è qui che avviene il miracolo, quando, obbedendo al servo di Dio, all'uomo di Dio, persuaso dai suoi attendenti che lo accompagnavano, si lasciò andare e scese nel fiume Giordano e pazientemente 7 volte si andò a lavare. Allora, come d'incanto, la 7ª volta egli riemerse dall'acqua, bello pulito, la sua carne divenne come la carne di un giovinetto. Noi vogliamo parlare in questo primo insegnamento di questo fiume Giordano e dei fiumi di Damasco. Diceva Naaman che forse i fiumi di Damasco, l'Abana e Paspara, non sono migliori delle acque del fiume Giordano. Invece noi diciamo
che le acque del fiume Giordano sono migliori delle acque di Damasco e che la guarigione della lepra non può avvenire nelle acque dei fiumi di Damasco, ma soltanto nelle acque del fiume Giordano. Di qui l'insegnamento che brevemente e sinteticamente io propongo alla vostra attenzione. Il fiume Giordano è un po' diverso dagli altri fiumi. Nasce dall'Hermon, una montagna altissima, dalle cime nevose. L'acqua sgorga, scende, dicono i biblisti che proprio il termine Giordano significa discendente, perché l'acqua discende, ma è una parola rivelatrice del mistero che si cela anche nel nome del fiume Giordano. Perché diciamo subito che il fiume Giordano è il figlio di Dio, che si incarna, viene in questo mondo, compie la sua missione e guarisce l'umanità dalla lepra che conduce alla morte. Il fiume Giordano nasce dall'Hermon, attraversa una regione montuosa, poi scende a valle e forma il piccolo lago di Meron. Poi dal lago di Meron di nuovo esce, scende a valle e forma il lago di Genezaret, si immerge nel lago di Genezaret. Dal lago di Genezaret scende di nuovo e scende questa volta sotto il livello del mare, attraverso la vallata Gerico, poi scende giù e sfocia nel Mar Morto a profondità grande, perché il Mar Morto è molto di giù del livello del mare. La sua stessa fisionomia, diciamo, geografica, già ci dà un segno, se vogliamo un po' guardare attraverso le cose materiali, attraverso i segni visibili ai misteri invisibili, ci riporta a Cristo, che nasce dal grembo del Padre, dall'Hermon, la montagna di Dio, e scende e forma il lago di Meron, e il Verbo si fece carne nel grembo di Maria. Meron è il lago della grazia, e Maria, il Verbo si fa carne, le acque del Giordano si immergono nel Meron, Cristo prende l'umana carne come Verbo di Dio nel grembo di Maria, e uscendo da Meron, da Maria, percorre nella sua vita privata un lungo cammino di 30 anni, di parecchi chilometri, e va a sfociare nel lago di Genezaret. Gesù fa la vita pubblica attorno al lago di Genezaret, si manifesta al lago di Genezaret
scende prima nel Giordano, ma la sua vita pubblica è nel lago di Genezaret. Poi, dopo aver predicato per 3 anni, dopo aver attraversato tutta la Palestina, Gesù va al Calvario e muore. Il fiume Giordano esce dal lago di Genezaret e va al Mar Morto. Nel Mar Morto sono convogliati tutti i peccati degli uomini. Gesù muore come il fiume Giordano nel Mar Morto, ma è la vita che viene data agli uomini. Gesù discende agli inferi, noi recitiamo nel Credo Apostolico, scende agli inferi, nelle profondità del Mar Morto, ma della risorge come fiume di acqua nuova. Questo fiume sgorga di nuovo dal petto di Cristo il nuovo Giordano, da cui sgorga l'acqua viva che lava tutti i peccati degli uomini che verranno e dà agli uomini la vita. E in quest'acqua tutti rivivono, e quest'acqua del fiume Giordano in cui noi viviamo diventa il grande fiume che ritorna a Dio, ritorna alla sorgente, ritorna al Padre, pieno di vita, perché gli uomini attraverso Cristo, che è via di salvezza per gli uomini, avendo avuto in lui la vita, ritorna alla sorgente della vita, al Padre, da cui Cristo nacque e da cui noi siamo pure nati. È un'immagine che noi troviamo proprio nella fisionomia, diciamo idrologica, nel percorso stesso del fiume Giordano. Abbiamo un'immagine di Cristo che scende dal grembo del Padre, si incarna nel lago di Meron di Maria, scende e alimenta il lago di Genezaret, poi ridiscende, va al Mar Morto e poi misticamente dal Mar Morto riemerge dopo l'ascesa dagli inferi, riemerge come fiume di Dio e ritorna alla sorgente con tutti i rinati da lui, con tutti gli uomini che rinascono in Cristo, e in Cristo ritorna alla sorgente della vita, Padre. Nel Giordano ha tutto un'epopea, ed è bene che noi leggiamo in questi giorni i racconti che ci legano al Giordano. Fissiamo lo sguardo su 3 momenti di questa epopea del Giordano. Il primo momento è dato da Gesù, figura di Cristo, che introduce il popolo che esce dal deserto attraverso il Giordano nella terra che Dio aveva promesso, la terra dove scorre latte e miele. Dobbiamo rileggere con attenzione in questi giorni il capitolo 3, capitolo 4, parte del 5, ma soprattutto il 3 e il 4 del libro di Giosuè. Come dobbiamo fissare lo sguardo sul capitolo 5 del secondo libro dei Re, parlando del Giordano, come bisogna fissare lo sguardo sui capitoli precedenti, sui seguenti, ma soprattutto precedenti, quando Elia passa il Giordano e quando Eliseo ripassa il Giordano, e poi fermarci ai racconti
sia dei sinottici, sia di Giovanni, dell'attività di Gesù e di Giovanni a fiume Giordano. Ma come flash noi proiettiamo davanti ai nostri occhi questi tre momenti. Il primo momento è molto importante per noi. Dal deserto il popolo attraverso il Giordano passa nella terra promessa. Il valico del fiume, ci ricorda il valico del Mar Rosso. Dio dà ordine a Giosuè di passare il fiume. 12 sacerdoti e i 12 rappresentanti delle tribù di Israele debbono stare agli ordini di Giosuè. Il popolo deve stare a un miglio di distanza in attesa dell'ordine di marcia. Gli incaricati e gli scelti da Giosuè, i rappresentanti delle 12 tribù, i sacerdoti che portano l'arca, l'arca di Dio portata dai sacerdoti, ecco che attraversa il Giordano. Appena i piedi dei sacerdoti poggiano sulle acque, le acque del Giordano si dividono a destra e a sinistra. È il tempo della mietitura. Le acque dell'Ermon, che scende dall'Ermon, si ingrossano perché sono alimentate dai ruscelli. La neve dell'Ermon si scioglie e alimenta il fiume. Le acque del fiume sono grosse proprio a marzo e aprile, per lo scioglimento delle acque presente delle nevi dell'Ermon, per cui non è mese di magra, ma è un mese in cui le acque straripano e inondano un po' la terra. Eppure quelle acque straripanti, proprio nel pieno nel pieno delle acque, aprile, maggio, si aprono quando i piedi dei sacerdoti toccano il Giordano, a destra e a sinistra, da montagne di acqua. L'arca viene fissata al centro del Giordano, all'asciutto. Giosuè ordina che vengano prese 12 pietre nel Giordano perché si possa fabbricare un altare nella terra di Canaan, nella terra promessa, a ricordo del passaggio. Però vuole che i 12 capi delle tribù prendano un masso dalla terra di Canaan e le portino nel fiume, a formare quasi un altare nel centro del fiume, per cui le pietre del fiume, 12 pietre, vengono asportate per formare un altare. Ma 12 pietre di Canaan vengono prese e messe nel fiume per formare un altare e l'alleanza tra Dio e il popolo. Compiuto questo gesto, allora Mosè, cioè Giosuè, dà l'ordine di marcia. Il popolo può entrare. Le acque del fiume a destra e a sinistra sono due montagne di acqua. Il popolo entra, quando poi il popolo è entrato, tutta la terra di Canaan, Mosè dall'ordine, cioè Giosuè dall'ordine, al fiume Giordano deve prendere il suo corso e le acque di nuovo rifluiscono e il fiume Giordano diventi il fiume normale. È un miracolo meraviglioso, ma quelle pietre ci ricordano Cristo. Quando trovate pietre nella scrittura, pensate a Cristo. Cristo sarà immerso nel Giordano, proprio nel luogo dove venne eretto l'altare delle 12 pietre. Cristo, pietra viva, come ci ricorda l'Apostolo, per lei.
lettera ai Corinzi, prima lettera, decimo capitolo, pietra viva che accompagna Israele nel suo cammino, scende nel Giordano, santifica le acque del Giordano, lo Spirito Santo scende su di lui, e Cristo che comincia ad offrire sull'altare del suo corpo il sacrificio a Dio per l'elezione degli uomini. Un altro testo che dobbiamo avere davanti ai nostri occhi è il passaggio del fiume Giordano che viene compiuto da Elia e da Eliseo. Elia in fuga da Jezabele che lo perseguita e va a Giordano. Come passare il Giordano? Prendi il mantello, state attenti al mantello, perché il mantello è di Elia e il mantello di Cristo. Elia è figura di Cristo. Elia prende il mantello, è il mantello degli israeliti, la mantelletta che ogni pio israelita mette sul capo quando prega. Adesso la mantellina che usavano le nostre pie donne quando entravano in chiesa per pregare non si usa più. Negli uomini la usano, gli ebrei la usavano, lo usavano le nostre donne, adesso si entra a capo scoperto, l'uso dei tempi. Ma quella mantellina era la mantellina della preghiera che Cristo indossava. Ricordate la emorroissa, se io arriverò a toccare il lembo, la frangia del suo mantello, io sarò guarita. È il mantello della preghiera di ogni pia israelita. E arrivò a toccare la frangia del mantello e guarì. Bene, allora Elia prende il suo mantello, col mantello, che è il mantello del profeta, tocca le acque del Giordano e le acque del Giordano si aprono. Ed egli attraversa il Giordano, attraversato il Giordano, insieme con Eliseo, prosegue il cammino. È il momento in cui Elia deve essere rapito al cielo. Come Cristo ascende al cielo, così Elia ascende, figura di Cristo. Però lascia ad Eliseo il potere di guarire. Eliseo che è la Chiesa. Quando Eliseo ritorna sui suoi passi e deve attraversare il fiume Giordano, e pensa come farò adesso. E allora ha raccolto il mantello di Eliseo, il mantello di Elia. E come fece Elia, batte col mantello. E Cristo, le acque del Giordano, le acque del Giordano si aprono e di nuovo Eliseo attraversa il Giordano. Poi le acque si richiudono. E dunque un fiume vivo, il Giordano, non è un fiume morto come gli altri fiumi. È un fiume che nasce dall'erbo, dalla montagna di Dio. È un fiume che è sensibile al tocco, alla verga, al bastone di Giosuè, che sente il tocco del mantello di Elia, che sente il tocco del mantello di Eliseo. È il fiume a cui scende Giovanni per preparare le vie del Signore. Giovanni esercita il suo ministero nel Giordano e li battezza. Ma dietro di lui c'è il vero battezzatore, Cristo, battezzato e battezzatore. Bellissimo l'incontro di Giovanni con Gesù.
tutti vanno per farsi battezzare. Giovanni guarda tutti e riconosce in tutti il peccato. Ma quando guarda Gesù, trasalisce. È l'unico uomo senza peccato. L'unico uomo che non ha bisogno di essere battezzato. Si incontra con l'uomo senza peccato. E la luce di Dio scegliersi di lui. Ecco colui che è senza peccato, ma colui che toglie il peccato del mondo. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. E dice Gesù, io, battezzare te, no. Tu piuttosto devi battezzare me. Perché tu sei colui che noi aspettiamo. E Gesù lascia che si compia la giustizia, battezzami. E Gesù viene battezzato, la pietra scende nelle acque del Giordano. Gesù scende nelle acque del Giordano, nelle acque del Giordano, e tutte le acque del mondo, tutte le acque del mondo, tutti i fiumi del mondo vengono a ricevere la forza di generare la vita con l'invocazione dello Spirito. L'acqua della terra viene in Gesù ad avere la forza di ridare la vita all'uomo. Gesù esce dalle acque del Giordano e di nuovo lo Spirito in forma di colomba che si vede, corporea. Attenta a questi segni, vorrei fermarmi un po' sul valore di questi segni. In forma di colomba corporea che si vede, scende in Gesù, si posa su Gesù. E la voce del Padre tuona, questo è il mio figlio diretto, in cui mi compiaccio, ascoltatelo. Lui è il depositario della verità, lui vi dirà tutto, è la risposta all'uomo. L'ora in poi sarà Cristo a rivelarci il Padre. Tutta la verità è in Cristo. Egli è la via, la verità e la vita. Chi vuole incontrare Dio, chi vuole parlare con Dio, deve trovarlo in Cristo. La via obbligata per tutti gli uomini. Gli uomini potranno cercare la verità, a destra e a sinistra non la troveranno. Perché tutta la verità è in Cristo. Gli uomini potranno vagare a destra e a sinistra per trovare la vita, per trovare la salvezza, ma soltanto Cristo è la vita dell'uomo. Gli uomini potranno errare a destra e a sinistra, imboccare tutte le strade, ma tutte le strade non portano a Dio, soltanto una strada porta a Dio ed è Cristo. Egli è la via, la verità e la vita. La via obbligata, la verità unica, la vita unica per l'uomo. Questo noi abbiamo compreso, questo noi dobbiamo predicare oggi. Gli uomini ancora oggi cercano una via, gli uomini ancora oggi cercano la verità, ancora gli uomini cercano la propria salvezza, la propria vita, ma la risposta unica che dà il Padre all'uomo, l'unica parola del Padre, l'unico verbo è Gesù, verbo incarnato, via, verità, vita. Lui è il Giordano,
Da ora in poi noi vedremo Gesù, fiume di acqua viva. Lo contempleremo in questi giorni, questo fiume di acqua viva che sgorga da Dio. E in questo fiume noi ci immergeremo, troveremo la vita. E allora, fratelli e sorelle, che io vi invito oggi a vedere davanti ai vostri occhi Gesù. Il Giordano, il fiume Giordano che guarisce l'uomo da tutte le infermità. Soltanto in Cristo l'uomo viene guarito dalla mente, da ogni ignoranza, viene guarito nel cuore, da ogni deviamento, viene guarito e può ritrovare la vita, soltanto in Gesù. E non i fiumi di Damasco, i fiumi di Damasco non possono né purificare, né guarire, né ridare la vita. Che forse i fiumi di Damasco, l'Abana e il Farfar, non sono migliori del fiume Giordano? Gli uomini di oggi sono gli uomini di Damasco, sono gli aramei. Ma Dio ama Aram, come ama Israele. Poco fa cercavamo dei testi e abbiamo trovato un bellissimo testo del profeta Amos. È un altro bellissimo testo del profeta Isaia. Dice Amos, è Dio che parla, o Israeliti, che forse io non amo anche i filistei, che forse non è stato Yahweh che ha liberato Israele dall'Egitto, ma ha liberato i filistei da Kir e gli aramei da Captor. Non dovete credervi privilegiati perché io ho liberato Israele dall'Egitto, perché anch'io ho liberato i filistei da Kir e ho liberato gli aramei da Captor. Sono il Dio di tutti gli uomini. E c'è l'altro bellissimo testo del profeta Isaia, capitolo 19, dove Dio dice: io sono il Dio degli egiziani e il Dio della Siria, o i israeliti, io sono il Dio di tutto il mondo. Io amo l'egiziano, io amo l'assiro, io sono il redentore dell'egiziano, il redentore della Siria, come sono il redentore di Israele. E in quel giorno, il giorno del Messia, ci sarà una strada, la via, Cristo, che congiungerà Aram con l'Egitto, passando per Israele, l'egiziano passerà per questa via e raggiungerà la Siria, l'Assiro scenderà attraverso Israele e andrà in Egitto e ci sarà un unico Dio riconosciuto, perché sono il Dio di tutto, di tutti. Allora l'egiziano, l'Assiro e Israele saranno il mio popolo, perché sono il Dio di tutta l'umanità. Questo universalismo che già troviamo nel profeta, sia il profeta Amos, sia il profeta Isaia, questo universalismo dobbiamo averlo davanti ai nostri occhi. Il nostro Dio è il Dio di tutti. E Dio salva Aram, gli aramei. Che forse io non ho liberato Aram, gli aramei,
Zacaftor, Naaman e un arameo. Ci erano morti di là Gesù, ci erano morti lebrosi in Israele al tempo di Naaman in Silo, l'arameo, ma soltanto un arameo fu liberato dalla lepra. Questo per indicare a noi una grande verità, che davanti a Dio non ci sono eccezioni di persona, che il nostro Dio è il Dio di tutti. E dobbiamo avere un cuore universale oggi. Non dobbiamo crederci privilegiati. Noi sì siamo la Chiesa di Dio, ma la Chiesa è soltanto uno strumento di salvezza. Tutta l'umanità è il corpo di Cristo. Tutta l'umanità è l'umanità di Cristo. Cristo si è incarnato per ogni uomo e vive in ogni uomo. Tutta l'umanità è chiamato a trovare la vita, la guarigione in Cristo. È per questo che viene risanato non un israelita al tempo di Eliseo, ma viene risanato un Siro, un arameo, perché il nostro Dio è il Dio di tutti. Questo è un insegnamento per noi. Però dobbiamo ricordare che Farfar e Adama, Abama, non possono guarire l'uomo. Vogliamo identificare il fiume Abana e vogliamo identificare il fiume Farfar, i fiumi di Damasco che non possono guarire. Cominciamo col fiume Abana. Non può guarire. Il fiume Abana è il fiume delle guarigioni che si pretendono conseguire senza Dio. Dice la scrittura che ogni guarigione scende dall'Altissimo. Per cui la guarigione scende unicamente dall'Ermo, dall'Altissimo. Sono diverse le vie, però i fiumi di Damasco non possono guarire. L'Abana da se stesso non può guarire. E cioè, tutte le medicine che noi usiamo per la guarigione psicofisica dell'uomo non possono debellare tutte le malattie dell'uomo. La malattia dell'uomo, anche quella psicofisica, fisica, psichica, ha una radice spirituale, che è il peccato. E soltanto il fiume Giordano, cioè l'acqua della grazia, può risanare il peccato. Soltanto le acque del Giordano possono diluire la lepra del peccato e togliere la radice di ogni malattia. Per cui tutte le acque di Abana, ossia il volere conseguire la guarigione dell'uomo totale, globale, attraverso le medicine che gli uomini usano, e voler usare unicamente le acque di Abana per essere guariti. Potrebbe anche succedere a noi quello che successe al re Asa. Dice il libro dei re, anzi delle cronache, che Asa si ammalò le gambe, ma non volle consultare il Signore, secondo l'insegnamento che dà il Siracide del 38. Quando tu ti ammali, piega le ginocchia e invoca Dio, perché ogni guarigione viene dall'Altissimo. Poi offre così un sacrificio. Prima purificati, poi offre un sacrificio di fior di farina e poi in terzo luogo chiama il medico
quelli che non fece il reato, il quale affidò nella medicina soltanto. Voleva guarire attraverso Apana, ma Apana non può guarire totalmente, può guarire le piccole malattie, ma le acque di Apana non possono raggiungere lo spirito dove si annida la radice di ogni malattia. Bisogna ricorrere sempre alle acque di Israele, all'acqua del Giordano. Soltanto Cristo con il suo spirito può guarire la malattia profonda dell'uomo, raggiungere la radice di ogni malattia che è il peccato. E infatti il peccato che ha radicato la malattia dell'uomo. Qualunque malattia, psichica, fisica e spirituale, qualunque malattia è scesa nell'uomo a causa del peccato. Soltanto radicando il peccato si radica la radice di ogni malattia, sia nel campo fisico, sia nel campo psichico, sia nel campo spirituale. Ricordate questa verità. La radice profonda di ogni malattia è il peccato. E soltanto l'acqua del Giordano può guarire dal peccato. Soltanto Cristo, la grazia di Cristo, può raggiungere la radice di ogni nostra malattia e guarirci. Gli uomini hanno inventato le acque di Farfar. Sono tutte le cure nuove, esoteriche. Qui dovrei dare una lunga serie, ma il tempo forse sta scadendo. Abbiamo con la Niege, abbiamo tutte le nuove cure che l'uomo cerca di raggiungere, attraverso cui l'uomo cerca di autoguarirsi. Il nodo è appunto in questo autoguarirsi, attraverso le cure, siano queste i fiori di Bach, siano queste i cristalli, siano questi i colori, i cromi, siano queste le danze, la musica, le rarità, siano queste le cure pranoterapiche, le energie così bioradianti, tutte queste cure, sia pranoterapeutiche, sia di pranoterapia, sia di bioterapia radiante, sia di cure esoteriche, sono come i fiumi di Farfar, non possono guarire. L'uomo cerca attraverso questi mezzi di autoguarirsi, ossia l'uomo cerca di guarire da se stesso attraverso l'aiuto di un operatore il quale convoglierà energie che non sappiamo di quale fonte vengono, può convogliare energie, suscitare energie nell'uomo in modo che l'uomo, con l'aiuto dell'uomo, possa autoguarire, non ha bisogno di Dio. Invece l'uomo per guarire ha bisogno di Dio, per salvarsi ha bisogno di Dio, non esiste l'autoguarigione. Tutte queste cure esoteriche presuppongono questa autoguarigione, fai da te, ma questo fai da te non esiste per l'uomo che è intelligente. Soltanto Dio può guarire l'uomo, soltanto da Dio viene la salvezza. L'uomo da te non può salvarsi, né con i fiori di Bach, né con i cristalli, né con l'imposizione delle mani, né con l'energia animale, le energie psichiche, le energie spirituali che non provengono da lui, né tantomeno può guarire un'altra potenza spirituale che non viene da Dio, qual è il demonio. Ci sono le cure che provengono anche dal maligno, il quale può operare guarigioni meravigliose, ce lo dice, dice Sant'Agostino,
egli conosce meglio di noi la diagnosi di ogni malattia, egli conosce anche quali sono i rimedi per ogni malattia, egli può indicare le vie, però l'aiuto di lui è sempre dannoso, perché l'aiuto del nemico che vuole la dannazione dell'uomo, la distruzione dell'uomo, la malattia dell'uomo viene radicata nel peccato, e l'uomo che in apparenza può guarire da una malattia viene stabilita in una malattia più profonda da cui difficilmente potrà guarire. Soltanto Cristo può guarire. Noi non possiamo guarire attraverso le acque di Abana, attraverso le acque di Farfar. I fiumi di Damasco non possono guarire l'uomo, soltanto il fiume di Israele, soltanto il Giordano che Cristo Signore può guarire l'uomo. Ed è Gesù che in questi giorni ci attende, che attende Aman Siro alle sue acque, attende ciascuno di noi al Giordano, perché noi immergendoci in lui possiamo guarire dalle 7 lepre che abbiamo contratto, che continuamente compriamo nel cammino della vita. Amen.